Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Equantel. A cosa serve Equantel? Ha un medicinale veterinario a base del principio attivo pirantelembonato, appartenente alla categoria degli antielmintici e nello specifico tetraidropiramidine. È commercializzato in Italia dall'azienda Equality SRL. Equantel può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Equality SRL. Concessionario: Equality SRL. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Principio attivo: pirantelembonato. Gruppo terapeutico: antielmintici. Forma farmaceutica: pasta. Confezioni: Equantel 425 mg/G1 siringa da 32,08 g, pasta orale per cavalli. Principio attivo: pirantelembonato 425,45 mg, equivalente a 147,6 mg di pirantel. Indicazioni: trattamento di infezioni con fasi intestinali adulte di grandi strongili, S. vulgaris, S. dentatus, S. equinus, piccoli strongili, Triodontophorus SPP, Chatostomum SPP, Chylicocyclus SPP, Chylicostephanus SPP, Ossiuri, Oxiuris equi e grandi ascaridi, Parascaris equorum. Controindicazioni: non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno degli eccipienti. Non usare in animali gravemente debilitati. Posologia: per uso orale. Una dose unica da 19,5 mg di pirantelembonato / kg PC, corrispondente a una siringa intera da 32,08 g per un cavallo da 700 kg. Per garantire un corretto dosaggio, il peso corporeo deve essere determinato con la massima precisione possibile. Se gli animali devono essere trattati collettivamente piuttosto che singolarmente, devono essere raggruppati in base al loro peso corporeo e il dosaggio deve essere regolato di conseguenza per evitare sottodosaggio o sovradosaggio. La dose individuale è garantita ruotando l'anello di bloccaggio fino ad allinearlo al peso corporeo stimato dell'animale da trattare. Ciascuna graduazione della siringa consente il trattamento di 50 kg di peso corporeo. Inserire la siringa nella bocca dell'animale ed espellere la dose richiesta sulla parte posteriore della lingua. Assicurarsi che la dose prevista sia somministrata completamente. In alcuni casi il sollevamento della testa dei cavalli può facilitare il processo di deglutizione. I puledri dovrebbero essere trattati inizialmente all'età di 8 settimane. I programmi di dosaggio devono essere adeguati alle raccomandazioni nazionali o regionali basate sulle condizioni epidemiologiche locali. Per i programmi di controllo è necessario tenere conto del periodo di ricomparsa delle uova. Riposizionare il cappuccio dopo l'uso. Avvertenze: occorre prestare attenzione nell'evitare le seguenti pratiche poiché copyright potrebbero aumentare il rischio di sviluppo di resistenza e in ultima istanza rendere la terapia inefficace. Uso troppo frequente e ripetuto di antielmintici della stessa classe per un periodo prolungato, sottodosaggio, che può essere dovuto a sottovalutazione del peso corporeo o a somministrazione non corretta del prodotto. Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione: è necessario utilizzare la stessa siringa solo per animali della stessa mandria e in contatto diretto l'uno con l'altro. Uso non autorizzato in cavalli destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.